Da ieri hanno una tenda dove dormire gli indigenti di Ragusa che dal 26 dicembre scorso presidiano il palazzo di città. All'indomani di Natale sono scesi in piazza per manifestare contro la decisione assunta dal Consiglio Comunale di effettuare dei tagli nel settore servizi sociali, decisione che ha portato alla sospensione dei sussidi che davano ristoro a circa 500 famiglie per mancanza di fondi. Da quel giorno manifestano, hanno dormito alla ghiaccio e solo ieri è stata montata una tenda dove poter trascorrere la notte. Stamattina siamo andati a trovarli. Voi siete qui da quanti giorni? Da giorno 27, signora. Cosa state chiedendo e perché state protestando? Stiamo chiedendo, abbiamo cominciato con una forma di protesta per l'abolizione dei sussidi che c'erano stati, ma noi alla fine i sussidi interessano poco, noi interessa il lavoro. Il lavoro per poter vivere decentemente e portare avanti le nostre famiglie. Abbiamo bambini piccoli, questa cosa qua, è quello che stiamo passando in questo periodo perché non abbiamo nessuna fonte di sostentamento, è una cosa terribile, specialmente perché ha bambini piccoli. Ecco, per giorni voi avete dormito alla ghiaccio, né una tenda, insomma nessuna risposta da parte del comune, perché voi state protestando qui davanti proprio al comune. Sì, però ieri sera ci hanno montato finalmente questa tenda qua, che magari ci protegge dal freddo per le notti e ringraziamo tutti. Voi avete passato la fine dell'anno qua? Sì, siamo stati qua in piazza e abbiamo tirato avanti con la solidarietà delle persone che passavano e ci portavano un barantone, una bottiglia, perché lo vedo che questa storia magari commuove e tocca gli animi delle persone, ma si devono commuovere anche loro e devono attivarsi per una cosa. Da parte del commissario, del prefetto, qualche incontro, li avete incontrati, ci avete parlato, vi hanno rassicurato, detto qualcosa a parte l'aver installato una tenda? Abbiamo avuto noi un incontro con la commissaria e ci ha fatto delle proposte, delle cose che a noi sembrano poco. Ecco. Quale proposta? Allora, che volevano stanziare 60.000 euro per 3 mesi per il fatto dei sussidi. 60.000 euro per i sussidi per 3 mesi, praticamente vengono 20.000 euro al mese. Qui tutte le persone che si sanno che hanno del bisogno sono 500, quindi ci toccano 15 euro ciascuno, è una cosa impensabile. Poi si sono messi a confronto anche con delle cooperative sociali che sono venute qua per vedere se assumono del personale, che noi è questo che vogliamo, il sussidio non ce ne frega assolutamente niente, cioè noi vogliamo lavoro per poter vivere decentemente.